Queste cinque posizioni di yoga migliorano l'equilibrio di corpo e mente, aumentano la concentrazione e la determinazione e tonificano il sistema nervoso. Se le esegui con regolarità, potrai sperimentare maggiore equilibrio anche fuori dal tuo tappetino. Nei momenti della vita in cui tutto sembra incerto e vacilla intorno a te, la pratica di queste posizioni può aiutarti a ritrovare stabilità e fiducia. Ti suggerisco di eseguirle dopo alcune ripetizioni del saluto al sole. Se non conosci il saluto al sole, clicca nel link qui sotto per guardare il video. La prima posizione è Tadasana, la posizione della montagna. Unisci le gambe, distendi le braccia ai lati del corpo. Incomincia mantenendo ogni posizione per 3-4 respiri, per poi di volta in volta gradualmente aumentare fino ad arrivare a 10-15 respiri. Le braccia sono distese ai lati del corpo, i palmi delle mani ruotano e si rivolgono in avanti. Contrai leggermente i glutei, l'addome, l'ombelico ritratto verso la colonna. Senti che questa contrazione di base ti dà quella spinta per espanderti verso il cielo. Ad ogni inspirazione ti senti crescere verso l'alto, ad ogni espirazione ritrovi connessione e radicamento alla terra. Se possibile, gli occhi sono chiusi oppure aperti. Se l'equilibrio è incerto, fissa lo sguardo su di un punto davanti a te. La prossima posizione è Utkatasana, la posizione possente. Inspirando, solleva le braccia e fletti le ginocchia. Il peso del corpo si sposta sulle punte dei piedi. Mantieni la posizione, sentendo ad ogni inspirazione l'espansione verso il cielo, nell'espirazione il radicamento alla terra, i talloni sono sollevati da terra. Come la posizione precedente, anche qui andiamo ad agire sull'elemento terra e in questa posizione anche sull'elemento fuoco, che puoi percepire chiaramente nel calore che aumenta e nel respiro che si intensifica nel plesso solare. Dopo 3-4 respiri, inspira, ritorna al centro ed espirando rilassa le braccia ai lati del corpo. Fai un respiro profondo nel riposo e nell'ascolto. Il peso del corpo ora si sposta sulla gamba sinistra, la gamba destra diventa leggera. Questa è la posizione di Vrikshasana, la posizione dell'albero. Fissa lo sguardo su di un punto, 1,5 m o 2 davanti a te, per terra. La gamba destra si solleva e, se possibile, l'appoggi all'interno del ginocchio o all'interno della coscia, altrimenti con la punta del piede sfiora la terra e con il tallone sfiora la caviglia sinistra. I palmi delle mani si uniscono davanti al cuore. Mantieni la posizione per 3-4 respiri lenti e profondi. E sull'altro lato ripeti con la stessa modalità e gli stessi tempi. Senti il peso spostarsi sulla gamba destra. La gamba sinistra diventa leggera e il piede si solleva da terra. Eseguila esattamente come hai fatto sull'altro lato, quindi sfiorando con la punta del piede il tappetino, se l'equilibrio è ancora incerto. Altrimenti sollevi di più il piede e l'appoggi all'interno del ginocchio. Unisci le mani davanti al cuore, mantieni lo sguardo fisso su di un punto. Ascolta il respiro lento e profondo. Mantieni per gli stessi tempi come sull'altro lato. Senti la gamba che sostiene attiva nel polpaccio, nel ginocchio e nella coscia. Inspira. Ed espira, sciogli la posizione. Torni a sentire la stabilità e l'appoggio su entrambi i piedi. Ci portiamo ora in Tulitasana, la posizione della bilancia. Anche questa è una posizione che rafforza l'equilibrio del corpo e della mente. I piedi sono a V, i talloni vicini tra di loro, le punte verso l'esterno. Inspira profondamente ed espirando fletti le ginocchia, scendi con il bacino verso i talloni. Lo sguardo è fisso su di un punto, un paio di metri davanti a te, per terra, oppure
all'altezza dell'orizzonte, il bacino, il torace e la testa sono allineati, può aiutarti a immaginare di avere il sacro, le spalle e la nuca appoggiati su di una parete. L'ultima posizione, forse la più difficile, è Kakasana, la posizione del corvo. All'inizio, se non conosci questa posizione, ti suggerisco di mettere un cuscino davanti al tuo viso, così nel caso che cadi non ti fai male. Le mani si appoggiano alla terra, aperte la misura delle spalle o sul tappetino. Appoggia le ginocchia sopra i gomiti, solleva il bacino. Senti il peso del corpo che si sposta piano piano sulle braccia. I piedi diventano leggeri e si sollevano da terra. Mantieni la posizione quanto possibile. Siedi ora sui talloni, appoggia la pancia sulle cosce, le braccia distese ai lati del corpo e la fronte oppure una guancia si appoggiano alla terra. Mantieni la posizione nell'immobilità e nell'ascolto. Respira, sorridi. E ringrazia. Lascia un commento qui sotto ed iscriviti a Passione Yoga per diventare anche tu, insieme a migliaia di altre persone, parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo, riceverai ogni settimana contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo dentro. Namaste.